Questa storia ha dell'incredibile. Uno youtuber che fa Minecraft da quasi 10 anni con quasi 20 milioni di iscritti. Ma lo sapete che è stato arrestato 3 volte e in questo momento si trova in carcere? Io sono rimasto scioccato quando l'ho scoperto, perché le storie dei suoi arresti sono una più assurda dell'altra. Yo, benvenuti in questo nuovo video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi se siete nuovi. E io sono sicuro che tutte le storie che sto per dirvi vi scioccheranno. Lo youtuber di cui vi parlavo è Popular MMO. Questo significa c'ha quasi 20 milioni di iscritti. Tra l'altro questa storia l'avevo addocchiata, ma l'ho approfondita dopo delle vostre segnalazioni su Instagram, quindi grazie mille, mi raccomando se non mi seguite fatelo, in modo tale da restare sempre aggiornati e interagire con me. Questo canale all'inizio era un canale di coppia, un canale di coppia che faceva video anche 7-8 anni fa. Infatti se andiamo proprio all'inizio nella sua home c'è questo video di 7 anni fa con 40 milioni di visualizzazioni. Questo canale è un canale storico per Minecraft. All'inizio faceva i video di coppia, poi si è lasciato con quella ragazza, poi si è messo con un'altra. Parleremo anche di quello che è successo con questa, perché qui dice che si è sposato, ma vi spoilerò, si sono picchiati e sono finiti arrestati entrambi. Ma questa è una piccola, proprio una cosettina piccolina di quello che vedremo in questo video. Quindi abbiamo più o meno capito com'è il tipo, andiamo subito a vedere cosa è successo. Popular, come vi avevo detto all'inizio mentre vi raccontavo com'è il tipo, d'ora in poi lo chiameremo Pat perché è troppo lungo il suo nome, spero 50 non se la prenda. Per circa 5-6 anni ha fatto video con la sua ragazza ed era quindi un canale di coppia, tipo gli paurissima. Per farvi intendere, tipo gli Eternal Love, solo che erano la versione americana degli Eternal Love. Però hanno in comune il fatto che entrambi si sono lasciati. L'unica coppia che spinge ancora sono i miei contro te, dai, e non mullate mai. Diciamo che da quando si è lasciato, però, sono uscite fuori davvero tante cose brutte su di lui. E appunto nel giro di meno di 3 anni si è preso 3 arresti diversi. Il primo è stato quello lì che ha fatto più scandalo di tutti, perché è stato veramente molto molto greve, dove non la ragazza con la quale faceva video, ma la sua fidanzata precedente lo ha denunciato per averla picchiata per violenza domestica. Insomma, non cose proprio molto belle. La notizia quando è uscita fuori è subito esplosa, subito fatto scalpore. La sua ex in realtà sorprendentemente è intervenuta in suo favore dicendogli: no regaz, guardate, lui a me per esempio fortunatamente non mi ha mai picchiato. Però poi per sbaglio ha mostrato l'indirizzo di casa di Pat e quindi la gente si è presentata a casa di Pat, cose del genere. Cioè, ma ci sei o ci fai? Stai scherzando, spero. E con quello che sto per dirvi ora capirete che secondo me, raga, questo Pat è completamente matto. Secondo me è proprio pazzo questo Matt, perché in risposta una persona normale non è che reagisce come ha reagito lui. Per sbaglio questa ragazza ha mostrato il suo indirizzo, boom, Pat mostra l'indirizzo di questa ragazza in pubblico a tutti quanti, incomincia a insultarla e quindi si è preso qualche mese di carcere, perché poi dopo, da quel che so, la situazione si è risolta. Ma come vi ho detto, siamo ancora al primo dei 3 e vi ho detto che più andando avanti più diventava greve. Io ho bisogno davvero di prepararmi mentalmente per quello che sto per dirvi e anche voi dovete. Come vi ho detto, Pat si è fidanzato poi dopo con una nuova ragazza e ha iniziato a fare video anche con questa ragazza. Sappiate che sono finiti entrambi arrestati perché si sono ubriacati e si sono picchiati a sangue a vicenda. La ragazza prima scappava, non lo so, pensava di star vivendo una menant, poi dopo ha cambiato idea e ha reagito e ha pensato che se killava il cacciatore poteva finire Minecraft prima. Non lo so, ma stai vivendo una speedrun? Si sono menati ed è intervenuta la polizia per arrestare entrambi. Entrambi hanno dato 2 versioni diverse di questa storia, perché entrambi ubriachi, fracidi, non si ricordavano bene quello che era successo, o forse gli faceva comodo dirla in maniera diversa. E voi potete pensare: vabbè, è uno scandalo, ma perché ti stai distruggendo così tanto il cervello? Vuoi saperlo? Vuoi saperlo? Te lo dico. Quando sono usciti entrambi dal carcere, sono tornati insieme e hanno fatto un video prank dove fingevano di sposarsi. Sono passati dal pestarsi di botte al fare un video dove fingono di sposarsi. Questo mi distrugge il cervello. E ovviamente questa storia, come tutte quelle là che vi racconto, sono per intrattenervi, per raccontarvi qualche aneddoto particolare e, se riesco, anche a voi dare questo effetto di esplosione mentale come lo ottengo io. Questi 2 arresti li ha avuti in meno di un anno, quindi praticamente se l'è passato più in carcere che a casa questo un anno. Poi non lo so, o forse si è calmato, o forse, non lo so, non l'hanno preso. Però poi dopo, signori, di recente, tipo
neanche una settimana fa, è stato arrestato di nuovo. E di questo arresto ci sono le clip sia di quello che ha fatto sia della udienza. Perché dopo che appunto tu vieni arrestato due volte, la gente ha riconosciuto il fatto che era lui, era lo youtuber che stava venendo arrestato, e quindi ha fatto molto scalpore. Giornalisti e cose del genere l'hanno clippato, l'hanno pubblicato, la notizia è girata tantissimo stavolta, raga. E ancora una volta ha dell'assurdo sia quello che ha fatto lui sia quello che è successo dopo. Sono caduto e nel frattempo mi hanno rotto il letto. Io voglio urlare. Il terzo arresto è, come vi dicevo, lui in questo momento si trova in carcere. È stato fatto perché ha organizzato insieme a dei suoi amici di invadere un campo da football americano. Hanno assunto sostanze stupefacenti, si sono unti di un liquido non riconosciuto oleoso, almeno così lo ha definito la polizia, e si sono buttati in mutande in mezzo al campo da football americano. Hanno arrestato sia lui che i suoi amici, e durante l'udienza lui ha avuto il coraggio di dire ai giudici che il fatto che ieri li abbiano placcati e li abbiano fermati da star facendo una cosa pericolosa e non ammessa, che la polizia ha fatto qualcosa di stupido, perché non c'era nulla di male in quello che loro volevano fare. E immagina te che ti presenti davanti al giudice tutto incazzato, che gli rispondi così: tu per me, mio caro Pat, sei ufficialmente matto, sei proprio pazzo, sei pazzo. Come dicevo prima, lo ha fatto con due suoi amici ed eccolo qui, guarda qua quanto è bello, guarda quanto è felice questo, come sorride. Questo non sa manco perché si trova qua, ma questo è proprio felice. E Pat invece è abituato, dice: dai, zii, terza volta che fai, te ne privi. E signori, ve lo ricordate quello tutto felice, quello tutto proprio nel chill? Eccoli qui. Eccolo qui che si fa la sua bella corsa, tutto unto, tutto lezzo, che corre in mezzo alla gente. E è veramente molto agile, tra l'altro, sto tizio. Hai visto in quanto ci hanno messo per placcarlo? L'hanno proprio sfondato. Questa storia può portarci soltanto ad una conclusione, ovvero che le persone molto spesso possono non sembrare per quel che sono, o che comunque bisogna sempre fare attenzione con le persone che si ha a che fare. E in realtà è molto molto triste questa cosa. Diciamo che ha una conclusione un po' triste, quello che abbiamo visto oggi, sia perché è brutto quando accadono cose in generale, sia quando poi sono persone che hanno canali del genere e che vanno a trattare con un pubblico prevalentemente piccolo, essendo Minecraft. Dovrebbero essere d'esempio, un po' come faccio io con i video con le ragazze, dovrebbero essere d'esempio per tutti. Ovviamente, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti, mi raccomando, li leggo sempre, voglio sapere la vostra opinione riguardante questa storia. Credo che questa sia una delle storie più assurde in assoluto che io abbia mai raccontato, perché ok, vi ho parlato di tanti hacker, di tante storie, vi ho parlato di un ex youtuber di Minecraft che poi è diventato un hacker che ha hackerato Twitter, però uno youtuber che tuttora continua a fare video e che durante la sua carriera da youtuber è stato arrestato 3 volte, credo che sia una delle cose più assurde che voi possiate sentire. E questa persona non verrà mai vista più allo stesso modo e con gli stessi occhi. E lui su YouTube, di questi arresti che ha avuto e di questi scandali che sono usciti fuori su di lui, non ne ha mai parlato. Quindi una persona che non si informa o che non sente le notizie o che non vede altri canali in generale, magari non lo sapeva neanche all'inizio di quello che gli era successo. Certo, è un po' difficile dopo 3 volte che viene arrestato nasconderlo, cioè è abbastanza difficile, però magari al primo ancora Paolino, anzi, visto che sono americani, John Smith Junior XIII non sapeva del fatto che Popular fosse stato arrestato. Quindi abbastanza greve come roba, no? O che fosse talmente matto da minacciare una corte, o che fosse talmente matto da organizzare una rissa con la fidanzata. Io non ho parole di sta roba, cioè... Come ha fatto a trovarne una così? È assurdo, ve lo giuro, meraviglioso. Quando ho sentito quella roba io mi sono pisciato sotto dalle risate. Con questo game sto facendo il panico. Oh, ma quanti team ho eliminato? Ma sono pazzo! Ho tipo eliminato 3-4 team a raffica per un giorno di non finire anch'io.
Tra queste storie, vi immaginate? Non lo so, metti che io tra 3-4 anni impazzisco completamente, più pazzo di quello che sono ora, e incomincio ad andare in giro e rompere cose, urlare come un maniaco. Ricordatevi di queste mie parole, mi raccomando. È assurdo comunque che al giorno d'oggi accadano ancora cose del genere. Cioè, ve lo giuro, io cioè, ogni giorno penso che ormai con la notizia che scopro, io ne ho sentite di tutti i tipi. Penso sempre che non ci sarà mai una notizia superiore o che comunque mi possa scioccare di più rispetto alla precedente. E invece, signori, non è così. Io ogni giorno mi sorprendo di più. E mi sorprendo anche di come io abbia dominato questo game. Ho fatto pure 10 kill, cioè sono pazzo. Nulla, signori, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Sta roba per me è davvero assurda, a dei livelli astronomici. E nulla, ci si becca domani alle 14 con un nuovo video. Bella. Oddio, mi sono tutto buggato. Aiuto! Cosa sta succedendo alla mia visuale? Bella.